Bentrovati su Green Me. Sapete che l'Università iCampus è da sempre impegnata a cogliere i cambiamenti della nostra società. Per questo abbiamo voluto dare spazio a un nuovo appuntamento. Green Me sarà esattamente l'occasione per accendere i riflettori sulla questione ambientale. Ho iniziato il percorso un po' di anni fa e ho deciso di concluderlo oggi per tanti motivi. E mi mancano 4 esami, quindi siamo arrivati quasi al termine. Che cosa si intende per overshoot day? A. Il giorno stimato per la fine del mondo. B. Il giorno che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di generare nell'arco proprio dell'anno, 365 giorni. C. Le azioni in favore dell'ambiente da svolgere ogni giorno. Direi B. Direi che hai proprio ragione. Ma adesso parliamo con l'esperto. In questa seconda parte di Green Me ci ha raggiunto un'ingegnera verde. Il suo curriculum è infinito, come del resto la passione che ha da sempre, che mette nel suo lavoro. Annalisa Corrado, ecologista, coordinatrice del progetto Green Heroes presso Kyoto Club. Ben trovata. Buongiorno. È un piacere averti qua con Anche noi. Anche per me. Ogni volta che posso parlare di donne che stanno cambiando il mondo lo faccio sempre tanto volentieri, perché sono tantissime. Su Kyoto Club, poi, che ha appunto diversi esperti a cui fare riferimento, abbiamo costruito questo progetto che racconta di imprese, quindi racconta di economie generative, non semplicemente imprese che stanno lavorando nel diminuire il loro impatto, che è già una cosa importante, ma proprio imprese che hanno costruito la propria fortuna attorno a idee rivoluzionarie che partono dall'ambiente e che sono generative, appunto, non sono né aggressive con il territorio, ma anzi lasciano comunità e territori meglio di come li hanno trovati. E sono aziende che fanno fatturato, che assumono, che creano posti di lavoro in posti magari anche non interessati dalla grande industria, come l'entroterra, insomma. Quindi ogni venerdì raccontiamo queste storie, ormai una comunità di oltre 70-75 imprenditori. Ben trovato al nostro studente Livio Salvatori. Grazie, buongiorno. È un piacere averti qua con noi. Il mio. Allora, studente di campus ovviamente, ma di quale corso, raccontaci? Scienze motorie, praticamente il terzo anno mi sto laureando, sono quasi alla fine del percorso e... È andata bene, dai. È andata bene? Assolutamente. Allora, dopo queste due domande, la prima facile, la seconda forse un po' più complessa perché non tutti sapevano che cos'è l'albedo, sappiamo già che tu passerai al prossimo quiz, nel senso che sarai di nuovo nostro ospite, però la terza la facciamo a tutti. Che cosa significa global warming? A. Allarme globale. B. Riscaldamento globale. C. Sciopero globale. Direi B. Oggi è la volta di Letizia Palmisano, ben trovata, giornalista ambientale ed ecoblogger 2.0. Ben trovata al nostro Green Me. Nel 2021 è uscito un libro scritto a quattro mani con Matteo Nardi, eccolo qua. Il titolo è 10 idee per salvare il pianeta prima che sparisca il cioccolato. Questo è già un allarme che ci dai e che ci cattura, quindi la prima domanda viene spontanea da consumatrice importante, quali sono e come sono molti altri nostri amici di campus. Il cioccolato, Letizia, è veramente a rischio sparizione? Ad oggi le informazioni ci sono ovunque, al di là del nostro libro ce ne sono anche tanti altri, oppure articoli, documentari e via dicendo, che ci aiutano a fare scelte consapevoli, e questo riduce man mano la possibilità che circolino greenwashing. Più il cittadino è preparato, più le aziende devono essere all'altezza delle aspettative.